Il video di oggi sarà veramente interessante per moltissimi di voi, quindi seguitelo fino alla fine nel dettaglio, perché parliamo di seconda generazione e più nello specifico di una particolare hack Pokémon di questa generazione. Non la proverò direttamente oggi come faccio solitamente in questi video sulle hack ROM, la proverò probabilmente in settimana, quindi tenete d'occhio i social e il link qua sotto del sito Viola, mi raccomando per non perdervi niente. E ragazzi, quest'oggi parliamo di Pokémon Crystal Legacy. Vi invito a supportare fin da subito il video con un mi piace, importantissimo, un commento, conoscevate o no questa hack ROM, fatemelo sapere, e un'iscrizione facilissima e semplice al canale. Parliamo, come detto, di Crystal Legacy, un hack di seconda generazione di Pokémon Cristallo che, ragazzi, è veramente interessante, forse l'hack che più mi interessa di questo 2023. Veramente una ventata d'aria fresca pazzesca per Pokémon Cristallo e l'intera seconda generazione. Come detto, quindi, questo contenuto sulla Chrome, che ormai porto da diversi anni sul canale, non sarà standard come al solito con la prova del gioco, ma andremo a vedere le migliorie di questa Chrome sulla seconda generazione. Ragazzi, la seconda gen è magica. Io sono nato nel mondo Pokémon in questa generazione con Pokémon Cristallo. Bisogna dire che però, riguardando indietro questa gen, basta guardare solamente la wiki, beh, ha numerosi problemi e pecche qua e là, diciamo. Innanzitutto, la cosa che apprezzo tantissimo di questo gioco, creato tra l'altro dal team di Smith Plays Pokémon, è l'aver messo a posto la curva dei livelli di questi giochi, perché l'aver avuto due regioni, beh, ha creato solamente casino a Game Freak. Qui invece abbiamo le palestre di Johto che arrivano fino al 50 tipo, poi Super 4, Lance intorno al 55 e poi la curva aumenta comunque sia a canto, quindi partiamo per esempio da Surge che sarà intorno al 50-55 comunque sia, anche 60, 55-60, ma non si abbassa la curva dei livelli come è successo nel vero Pokémon Cristallo, in cui arrivavi per esempio a canto da Surge che era tra il 40 e il 45, mentre Lance era 50-55 come livelli, quindi, cioè, una cosa totalmente senza senso. Questo è già di grande aiuto per farmi apprezzare di più questa Chrome. Una cosa molto interessante che hanno inserito, tra l'altro, che è veramente futuristica per la seconda generazione, sono i rematch, perché dopo essere diventati campioni di Johto possiamo affrontare in vari rematch il capo palestra di Johto e anche i Super 4, quindi possiamo affrontare team aggiornati di questi allenatori affrontati in precedenza nella prima parte della nostra avventura. Quindi, ragazzi, veramente top. Il sogno di ogni giocatore che vuole completare al 100% un videogioco. Quindi chiaramente affronteremo un Valerio ancora un po' inesperto e con due poveri Pokémon, ma poi lo affronteremo anche poi dopo la Lega con un team di 5 Pokémon e guardate che team, tutta un'altra cosa chiaramente. Parlando di Pokémon veri e propri, questo gioco ha anche dato nuova linfa a moltissimi Pokémon e andando a correggere alcune cose che Game Freak ha fatto veramente male in questa seconda generazione, perché molti mostriciattoli sono veramente trattati malissimo, ragazzi, sono molto dimenticabili e praticamente inutilizzabili, cioè tantissime forme evolutive finali, tantissimi Pokémon a stadio singolo, alcuni Pokémon di Johto che si possono trovare solamente a canto, per esempio Ondur e Slugma, che qui finalmente sono stati messi prontamente e giustamente, aggiungo, a Johto, come giusto che sia. Tornando al discorso dei Pokémon mal gestiti da Game Freak, questo gioco ha ridato, come detto, nuova linfa alle statistiche di diversi Pokémon veramente inutilizzabili. Per esempio, un Pokémon come Ariados ha ricevuto un boost di 60 sulle statistiche base, arrivando a 450 adesso. O anche Yanma stesso, 450, quindi veramente un boost incredibile e finalmente, magari con statistiche più alte, mosse adeguate, è possibile utilizzare questi Pokémon anche in questo gioco, chi lo sa. Per quanto riguarda i typing, c'è solamente un piccolo scambio tra due di questi tipi molto importanti per migliorare a quanto pare il bilanciamento di gioco. Effettivamente mi trovo d'accordo con questo scambio, perché il tipo buio introdotto in questi giochi, che era speciale, diventa fisico, mentre il tipo spettro, che era fisico, diventa speciale. Effettivamente ha senso e questa cosa potrebbe giovare nel gioco a moltissimi Pokémon. Era un po' brutto effettivamente vedere Palla Ombra
fisica, sì, una cosa veramente che non mi scordo ancora adesso. Anche per quanto riguarda la storia, c'è qualche piccola miglioria qua e là, sinceramente molto azzeccata. Partiamo dal level scaling aggiunto nella parte centrale delle palestre di Johto. Vi spiego meglio. Sappiamo che nei giochi originali Jasmine, Alfredo e Furio possono essere affrontati in ordine diverso, però il loro team chiaramente non cambierà mai, qualunque sia l'ordine con cui li affrontate. Attenzione, perché invece in Crystal Legacy questi allenatori praticamente sono soggetti al level scaling, quindi il loro team cambierà in base al momento in cui li affronterete, quindi cambieranno i Pokémon e i livelli. Grandissima cosa questa. Ci sarà poi qualche dialogo aggiuntivo per quanto riguarda Silver, uno dei più grandi rivali Pokémon, qualcosa in più per il Team Rocket e ci sta qui perché effettivamente si è conclusa un po' così in seconda generazione la faccenda del Team Rocket, un po' nel nulla diciamo, un po' frettolosamente. Ci sarà anche una spiegazione sulla mancata presenza dei leggendari di Kanto in questi giochi, effettivamente molto strana e ambigua in seconda generazione. Una volta arrivati a Kanto la situazione sarà ancora più complicata e stimolante perché qui gli allenatori saranno fortissimi, capi palestra chiaramente, quindi non più deboli, per esempio dai campioni di Johto, e ci prepareranno a dovere per la sfida finale contro Ross, quindi finalmente non sottolivellati di 20-30 livelli come accadeva in seconda generazione. I cambiamenti principali a questo punto ve li ho tutti analizzati, il resto si vedrà poi in game, se no il video verrebbe lungo quelle 2-3 ore. Mi raccomando, vi lascerò tutto il necessario in descrizione, quindi documenti, via dicendo, e anche il link per seguire poi le stream di prova sul sito Viola che saranno inizio settimana. Mi raccomando, tenete d'occhio anche i vari social. A questo punto non dimenticatevi di supportare anche il video con un mi piace, un'iscrizione e un bel commento su questa hack qui sotto. Io come sempre sono Rocket, vi do appuntamento in settimana e come sempre a un prossimo contenuto. Bye bye, reclute!